Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto del fall'audio dell'interrogatorio a Gaspare Mutolo. Il fall'audio è la registrazione dell'udienza del processo per l'omicidio di Puccio, che si è tenuta a Roma mercoledì 5 maggio del 1993. Gaspare Mutolo, detto Asparino, entrò in Cosa Nostra nel 1973 e fu affiliato alla famiglia mafiosa di Rosario Riccobono. Nel 1982 Riina gli salvò la vita non facendolo uccidere durante la mattanza di Riccobono. Nel 1986 venne coinvolto nel maxi processo istituito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e, dopo la sentenza di primo grado, fu condannato a 10 anni di reclusione. Nel 1991 Falcone gli propose di collaborare, sia per le pressioni del magistrato, che iniziò a vedere con fiducia e rispetto, sia per l'attentato al mafioso Giovanni Bondate, che coinvolse anche la moglie, infatti uccidere una donna non era in linea con l'ideale mafioso di Mutolo, e sia per l'arresto della consorte spinsero Mutolo a parlare, ma a patto che ad ascoltarlo fosse solo Falcone. In questa udienza, mentre Mutolo parla di Puccio, ad un tratto interviene Salvatore Riina e il giudice lo minaccia di allontanarlo dall'aula se non la smette di parlare. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il fall'audio. Allora, siamo pronte, signorina? Che siamo sicuri che la registrazione di poc'anzi è venuta. E allora, facciamo entrare il secondo. Se lo facciamo avvicinare un attimo in modo che può parlare meglio al microfono. E allora, lei si chiama? Mutolo Gaspare, sono nato a Palermo il 5/2/1940. In atto e detenuto per altro. Sì, signora. E senta Mutolo, lei per legge, in quanto imputato di reato collegato, può anche non rispondere alle domande che le facciamo noi. Lei evidentemente intende rispondere. E vediamo se c'è l'avvocato, si è allontanato l'avvocato di... C'era l'avvocato Ligotti. C'era l'altro avvocato. Avvocato Dante. Avvocato Dante. Non è che c'è in aula un avvocato, un procuratore? Sì, benissimo. Lei è procuratore legale, iscritto nell'albo... Allora, vuole dare per cortesia il suo nome? Santino Foresta. Foresta Santino. Allora, avvertito della facoltà che ha di non rispondere, ex articolo 210 del codice di procedura penale, lo stesso risponde, intendo essere sottoposto ad esame. E allora, pubblico ministero, a lei. Prima domanda di carattere generale. Questo è il procedimento nei confronti di Riina Salvatore, imputato quale mandante degli omicidi di Puccio Vincenzo e di Puccio Pietro. La domanda che faccio al Mutolo è questa. Cosa, siccome egli appunto ha fatto parte dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e quindi è venuto a conoscenza di alcuni fatti
inerenti a tale organizzazione, tra i quali questo duplice omicidio. Che cosa ci può dire in merito a questo duplice omicidio, in particolar modo sulle causali ovviamente? Guardi, io conoscevo, diciamo, Alpuccio, per come tanti altri ragazzi, insomma, che eravamo nel maxi processo, insomma, a Palermo. Io ricordo che quando, diciamo, è uscito in galera un certo Pino Leggio da Palermo, a me mi... Scusi se l'interrompo. Vuole che qualche altra persona si mette qua? Sì, perché c'è... Lo può chiamare qualche altro suo collega? Lo può chiamare qualche altro, qualche altra persona? Senta, comunque le volevo fare presente una cosa. Non sarà ripreso dalle telecamere. Allora va bene. Allora, insomma... Quella che vede lei non è una telecamera di una televisione. Ah, allora non c'è bisogno, grazie. Lei si riferiva a questo. No, tutto bene. Tranquillo, da escludere nella maniera più assoluta, perché è stato fatto un provvedimento in tal senso. Quella è una cosa dell'ufficio, non c'entra niente con... Ma comunque aspettiamo una volta che lo lasciamo mettere lì, aspettiamo in modo che lei si può meglio... No, se lei dice che non ci sono telecamere... Vabbè, allora può conversare. Io ricordo quando stava per uscire un certo Leggio Giuseppe, che eravamo molti amici, questo Leggio mi chiama, insomma, anche se c'erano là diverse persone che io conoscevo a Palermo, tutti imputati nel maxi processo, mi chiamò insieme al Puccio e mi disse che se a me mi occorreva qualche cosa mi potevo rivolgere, diciamo, a questo Puccio Vincenzo. Tenga presente che io a Pino Leggio anche lo conoscevo dal 63-64, insomma, e anche al Puccio, insomma, da molto tempo. Però siccome io avevo una situazione un pochettino particolare, insomma, anche se apparentemente, cioè, qualsiasi persona là era a disposizione, però capivo che c'erano delle cose che non andavano bene. Io ricordo in quel periodo che, diciamo, un po' tutti, diciamo, ci lamentavamo di quella situazione in cui ci trovavamo. Cioè, per esempio, io mi lamentavo per discorsi miei, perché, diciamo, avevo, diciamo, avuto sequestrato da altre persone, uomini d'onore, diciamo, chiamati così, alcuni beni che io avevo, e quindi io mi lamentavo, insomma, come mai magari Salvatore Rina, che era, insomma, l'unica persona che poteva, diciamo, ristabilire, diciamo, questi contatti, questi accordi, che ogni reclamo che aveva non si interessava. Non è che mi dicevano magari a me questa cosa non te la diamo o non è vero, ma mi dicevano semplicemente: quando tu esci discuterai, insomma, con noi, insomma, è quello che tu è tuo. Logicamente io capivo che per quello che era successo a quelle persone di Partanna Mondello, che non potevo accettare, e quindi io avevo delle lamentele, ma giustamente non è che mi lamentavo io con le persone che in quel periodo erano là e stavano bene, come, diciamo, Francesco Madonia o Giacomo Gambino o qualche altro. Mi rivolgevo più che altro, diciamo, a questo Pino Leggio, che a parte che era, diciamo, un amico mio, ma era una persona abbastanza, diciamo, brava, buona, insomma. Quindi questo discorso che Pino Leggio mi dice a me: se ti occorre qualche cosa, rivolgete a Vincenzo,
questo era, cioè, che fra di noi era un sottinteso che lui era a disposizione, insomma. Siamo usciti, io sono uscito, ho avuto modo di vedere, diciamo, a questo pianoleggio a Villa Fontana, a Medicina, insomma, a Bologna, che le parlavo sempre perché io ero indeciso se scendere a Palermo o non scendere a Palermo, perché fra di noi c'è un linguaggio che si capisce molto, cioè quando una persona c'ha fiducia a un altro, un discorso è dire vai a Palermo che è tutto a posto, un discorso è vabbè aspetta che ora vediamo come insomma si inventò nel coso, questo faceva capire che per quanto concerneva a me insomma le cose non erano del tutto tranquille. Dopo è successo, diciamo, questo omicidio di Puccio, io sapendo, diciamo, l'amicizia che intercorreva, diciamo, tra questo Lidio e questo Puccio e anche con altre persone. Scusi, Modolo, la devo interrompere. Sì, sì. Un attimo solo che sì. Deve prendere. Deve prendere una pillola e ritorno. Sì, sì. Mal di testa. Capita. Possiamo continuare. Quindi io dopo la morte del Puccio, sapendo, diciamo, quell'amicizia che intercorreva tra il Leggio e questo Puccio, sono andato a trovare, insomma, a Pino Leggio per dirci ma come mai? Anche perché per come è stato fatto l'omicidio, che contemporaneamente è stato ucciso anche il fratello, non poteva essere, cioè, una lite o un omicidio, cioè nato lì per lì, era ben chiaro, insomma, che era un omicidio di Cosa Nostra. Cioè, il Pianoleggio non è che mi spiegò effettivamente qualche cosa di... Rimase un pochettino, diciamo, la mia impressione fu che era lui un pochettino preoccupato, diciamo, però mi assicurò, dice, senti, ora io scendo a Palermo, dice... Anche perché lui, che mi doveva dare quella risposta mia che concerneva se io dovevo scendere a Palermo o meno, anche perché io là dove ero, mi ero formato un gruppetto di persone per fronteggiare eventuale, insomma, attacco, diciamo, da personaggi che mi volevano uccidere, però mi tenevo sempre perché desideravo una risposta da lui. Ma io ci ho detto, ci ho fatto capire che se c'erano qualche cosa che non andava bene, comunque lui mi poteva chiamare in qualsiasi momento che io ero a disposizione. Lui mi disse, Gasper, io in questi giorni scendo a Palermo, dice, quando salgo ti so dire qualche cosa. Io ci ho detto, insomma, ma che cosa c'è, insomma, è nato qualche cosa, insomma, c'è qualche... Dice, guardi, io non so niente, io sono qua, dice, e dopo diceva lui che si sentiva sicuro, anche perché essendo cugino di Salvatore Rina, cioè che c'è una parentela, lui da questo discorso, insomma, si sentiva ben protetto, diciamo, che non ci avrebbe potuto succedere niente. Comunque io lo rividi a lui e lui... sempre con una certa molto calma, cioè non è che mi disse che con me era tutto tranquillo, insomma, mi disse sempre non ti preoccupare, io appena dice parlerò con mio cugino, dice questo discorso lo risolveremo, però era un pochettino preoccupato, cioè che si vedeva che qualche cosa non andava bene. Io nella fine di luglio, nella metà di luglio che sono stato arrestato, sono andato al carcere di Spoleto
mi sono visto con Pagarella e con altre persone, però era ormai il periodo in cui si sapeva che il Mannoia stava collaborando. Quindi scusi Mutolo, di che anno stiamo parlando? Del 1989. Grazie. Vado io a Spoleto e completamente, io mi ricordo che fu completamente il periodo in cui uccidono alla mamma, alla sorella e alla zia del Mannoia, che ero là a Spoleto. Quindi commentando questa scomparsa del Pino Leggio, che per collegare insomma il discorso, ci ho detto: Luca, ma Pino come mai? E lui diceva: senti, ma non ti ricordi insomma quelle lamentere, ma che lamentere, che cioè non è che c'era un complotto, almeno per quanto ne sappia io e per quanto mi spiegò anche il Bagarella dopo, cioè non è che c'è stato effettivamente un complotto per uccidere Arrina sia da parte del Leggio o da parte del Bagarella, perché anche il Bagarella si lamentava che lui si stava facendo tutta la galera, insomma non c'era un interessamento prestante per come c'erano per altre persone, e Luca insomma in una maniera così tranquilla mi spiegò che il Puccio, va bene, aveva esagerato a dire parole, a dire qualche cosa, va bene, e addirittura c'era in giro, va bene, questa voce che se lui usciva voleva avere uno scontro armato con questo Rino Salvatore. Io ho avuto modo anche di parlare con un'altra persona mentre sono a Gavarrano, un certo Condorelli Domenico, che dopo è stato ucciso questo a Gavarrano, perché non ha voluto dare, non mi ha voluto tradire a me. Questo, subito dopo l'omicidio, mi disse, perché tante cose magari uno parla e ritornano in mente, che mentre si trovava ad Ariano Irpino con il Puccio, con il Madonia Giuseppe, una sera, a tipo che si stava litigando questo Puccio Vincenzo e il Madonia Giuseppe. Lui non mi seppe dire bene il discorso qual era, ma grosso modo si trattava che era arrivato l'ordine nel carcere di Ariano Irpino di far uccidere a Presti Filippo Giuseppe. Dopo, il Puccio prese tempo, perché avevano incaricato a questo Puccio di uccidere a questo Presti Filippo Giuseppe. Dopo il Puccio voleva anche la collaborazione, del Madonia Giuseppe. Comunque, questo omicidio non è successo più. Insomma, il Condorelli effettivamente mi diceva che il Puccio in occasione, si esprimeva male nei confronti del Rina Salvatore e sia nel Santa Paola, perché in discorsi che aveva lui con i catanesi magari perdeva la pazienza e diceva: appena esco io se ne parla, si stanno comportando male. Cioè, per quello che mi costa a me, non si parlò mai, va bene, in galera, anche se più di una volta si facevano dei paragoni, nell'86-87, mentre c'era il massiprocesso, che molte persone con facilità andavano all'ospedale, ottenevano gli arresti domiciliari, ma erano sempre quella cerchia di persone che ruotavano e che hanno sempre ruotato intorno a Salvatore Rina, che sono stati sempre ottimi amici. Insomma, questo è il discorso. Prima, scusi pubblico ministero, prima di passare ad altro, ci vuole spiegare un po' alla Corte quali sono stati nel passato i suoi rapporti con Salvatore Rina? Guardi, io a Salvatore Rina, anche se lui dice che a me non mi conosce, invece che mi conosce molto bene e lo sa, io l'ho conosciuto la prima volta in galera nel lontano 64-63, l'ho rivisto in galera nel 66,
dopo ci siamo visti fuori nel 68, dopo dal 73 al 76 ci siamo visti tantissime volte, insomma, quindi eravamo in buonissimi rapporti. Grazie a lui io sono stato, diciamo, inserito in seno a Cosa Nostra, però dopo magari questi rapporti si sono un po' allentati e si sono allentati, insomma. Allora, sì, la domanda mia verteva proprio su questo, specifico punto dei rapporti tra il Mutolo e il Rina. Che tipo di rapporti, di frequentazioni ha avuto lei con Rina? Guardi, io ho avuto tutti i rapporti con Salvatore Rina, perché io sono stato, diciamo, una persona, diciamo, da Salvatore Rina ben voluta, e anche se io non ero, diciamo, inserito a Cosa Nostra, però, diciamo, grazie al suo interessamento nel lontano 64-65, già io in galera, diciamo, avevo, diciamo, la simpatia di altri detenuti, a parte che mi conoscevano a me, ma più che altro perché, diciamo, Salvatore Rina mi aveva preso a cuore, insomma, per quello che si può vivere in carcere. Nel 68 io non ero ancora combinato, io ho avuto rapporti con Salvatore Rina, con il suo cognato, con il Bagarella Calogero, con altri personaggi, lo accompagnavo in macchina. Dopo a me mi hanno arrestato nel 69, che c'era in preparazione per l'omicidio del Michele Cavataio. Io dal 73 ho rivisto a Salvatore Rina a Marano, in una campagna, diciamo, dai Nuvoletta. Grazie a lui, dopo pochi giorni, sono stato combinato. Da quel momento, va bene, diciamo, io che sono stato legato, diciamo, a Salvatore Rina, anche Saro Ricco Bono per un certo periodo era legato anche a Salvatore Rina e a Luciano Leggio. Dopo questi rapporti si sono rotti, perché Luciano Leggio voleva uccidere a un certo Scaglione per un discorso di condoglianze del cognato, insomma, e pian piano si sono raffreddati i rapporti intimi. Però nel 73, diciamo, io e Michalizzi Salvatore, della famiglia di Partanna, del gruppo di Partanna Mondello, insieme a un certo Marchese Filippo, un certo Piero Vernengo, un certo Franco Di Carlo, a un certo Giacomo Gambino, ai figli di Madonia, a Piero Vernengo e Franco Matera, ed eravamo a Saro Anselmo e a Ganci, eravamo, diciamo, un gruppo di persone che Salvatore Rina, con la scusa che erano latitanti, Rina, il Provenzano e il Leggio, però questo opera di Salvatore Rina, aveva ottenuto dalle famiglie o dai gruppi, diciamo, queste persone a disposizione, nel senso che se lui arrivava in una borgata, aveva queste persone a disposizione che, senza chiedere permesso ai loro capigruppo oppure al loro capodicina o al loro rappresentante, si mettevano a disposizione di Salvatore Rina. Quindi io per un periodo sono stato molto amico e intimo di Salvatore Rina, anche perché apparentemente il Salvatore Rina è una persona che dell'aspetto umile, buono, cioè non è un tipo aggressivo, che perché per noi era il cattivo Luciano Liggio e il buono era che Salvatore Rina, insomma. Andiamo avanti. Sì, lei ha parlato prima dei rapporti tra lei stesso e Giuseppe Leggio e tra Giuseppe Leggio e Puccio Vincenzo. Quindi erano in buoni rapporti, in buona amicizia Leggio e Puccio? Sì, erano in buonissimi rapporti sia Leggio Giuseppe, sia il Puccio Vincenzo, sia Bagarella e Luca. Insomma, erano persone, diciamo, che
Ma non è che parlavano male di Salvatore Riina, cioè nel senso di litigarsi, perché uno è il cognato, il Bagarella, il Leggio era cugino, cioè si parlava, cioè c'erano delle lamentele perché magari quelle persone che Riina aveva vicino ci rapportavano, insomma, magari i discorsi mali che potevano succedere a carcere. Per esempio il Bagarella perché si era litigato con un certo Giovanni Bontato e con un certo Leonardo Greco. Io perché in un momento che mi sono arrabbiato con un certo Pino Savoca perché che mi dovevano dare che dei soldi e questo ironicamente mi dice vabbè ma quando esci che ci sediamo, che discutiamo. Senti, io non vado in nessun appuntamento, se io esco io ci vado con i bombamani in tasca, con le spalette tolte, va bene, e appena mi afferrano per strangolarmi saltiamo tutti in aria. Però questi rapporti, cioè questi discorsi a Riina ce li portavano in una maniera distorta, cioè io non è che voglio dire magari che Salvatore Riina faceva delle cose insomma storte, però agli occhi nostri, cioè l'interessamento di Salvatore Riina per alcune persone era forte, per altre persone va bene, non c'era nessun interessamento e quindi si cercava, cioè, per dire va bene, appena che finisce questo benedetto massimo processo, insomma lui lo deve capire, insomma non è che può trattare chi figlia e chi figliastri, insomma i discorsi erano questi. Io non ho sentito dire mai appena usciamo ci spariamo a Totorrina. Se dopo che io sono uscito i discorsi sono degenerati, io non lo so, ma fino a che nel 90, fine 89, 90, io che sono stato in galera col Bagarella molto dispiaciuto del Pino Leggio, abbiamo riepilogato, cioè i discorsi sono degenerati perché a pensiero di Bagarella li aveva fatto degenerare il Puccio, cioè io non è che sapevo quello che era successo con gli altri personaggi al punto di uccidere al Puccio Vincenzo e al Puccio Pietro, ma certamente per arrivare a una decisione del genere c'è stato il consenso di tutti i personaggi importanti. Questa decisione non ha potuto essere soltanto di Salvatore Riina perché sono stati uccisi altre persone, tantissime persone, insomma, sempre per il discorso del Puccio. Ecco, a questo proposito volevo chiederle, Giuseppe Leggio che atteggiamento aveva e condivideva anche lui queste lamentele, queste rimostranze nei confronti del Riina? Pino Leggio, cioè, si lamentava anche lui perché vedeva, insomma, che le cose, insomma, non erano fatte per tutto uguale. Anche Leggio si lamentava che lui aveva tre fratelli in galera in quel periodo. Va bene, tutti noi sapevamo che i fratelli non c'entravano niente perché da più di 15 anni se ne erano andati a Bologna e si erano messi a lavorare. Uno, addirittura un certo Franco Leggio, ha avuto una specie di palares, insomma, cioè non è che c'era un intervento subito dagli avvocati, diciamo, ma a volte che gli avvocati che si interessano anche con la spinta che c'hanno di fuori, cioè non è, certo, si lamentava anche lui che le cose non andavano bene, però che fine ha fatto Giuseppe Leggio? Eh? Che fine ha fatto Giuseppe Leggio? È stato anche lui, è scomparso con suo cognato. Ho capito. Va bene, grazie. Altre domande? Allora mi inserisco io nel frattempo. Mi scusi, per quanto concerne il Puccio Pietro, lei l'ha conosciuto? Guardi, io ho conosciuto tutti i Pucci.
questo che è stato assassinato all'interno del... Sì, perché eravamo assieme... Era combinato, per usare una sua espressione, o guardi, no? Nel che periodo, nel periodo che lui è stato in galera, no. Quando lui, che dopo è uscito, è stato combinato. Anche il Pietro, parliamo. Sì, signore. E mi dica una cosa, in modo particolare, in che cosa... sono consistite queste rimostranze da parte del Puccio Vincenzo? Insomma, che cosa diceva? Vuole ripetere di nuovo che cosa diceva nei confronti del Rina? Senti, il Puccio si lamentava che non c'era interessamento, va bene, ma in quel periodo che noi siamo al carcere, ripeto, il Puccio si lamentava, magari sperava che ci potessero dare gli arresti domiciliari oppure sull'interessamento del Rina. Esatto, sì, perché tutti facevamo, diciamo, perno su Salvatore Rina, perché sapevamo, va bene, che Rina stia in silenzio. E che non lo fa venire quanto no, che no, per legge, cioè, no, si preoccupi, per legge se lo dobbiamo fare lo facciamo, però per legge lo lasci stare, cioè noi tutti facevamo. Rina, se vuole assistere all'udienza deve stare in silenzio, altrimenti saremo costretti a farla allontanare dall'aula. Va bene, stia calmo e stia in silenzio. Hello. Signor Presidente, cioè a me mi hanno sequestrato tutto quello che avevo, cioè io non è che mi sono rivolto ai personaggi d'onore che c'erano a Partanna Mondello, io ho mandato una lettera a Salvatore Rina per dire ma questo comportamento di uomo d'onore sono, cioè noi tutti facevamo capo a Salvatore Rina perché non si muoveva una foglia. Perché le persone erano prese talmente di paura, va bene, che se facevano qualche cosa e il signor Salvatore Rina non era informata, lui subito pensava a complotto. Benissimo. Ora io le volevo chiedere, tornando ai fatti dei quali ci occupiamo qui, perché evidentemente lei è a conoscenza di una serie di fatti dei quali oggi non ci dobbiamo occupare. Allora, tornando, in che cosa consistevano queste rimostranze del Puccio? Manifestava idee, propositi di vendetta nei confronti Guardi, del Rina? Nel periodo, mi sono spiegato, sì signore, nel periodo che io ci sono io parlo fino all'87, principio dell'88 e dopo siamo partiti, quindi io non vedo più il Puccio, il Leggio esce, il Bagarella viene con me a Spoleto. Cioè le dimostranze erano queste, cioè che la dovevano finire, va bene, Rina con i suoi, diciamo, persone che aveva lui più stretto, e noi lo sapevamo chi era Gambino, Brusca e Madonia, si sapeva anche del Montalto perché aveva lui una riconoscenza, perché ci aveva fatto scoprire un certo complotto che si stava facendo anni prima, cioè, e lui per queste persone si interessava di più, cioè, ma nelle cose in cui a noi ci occorrevamo, chiedevamo in quel periodo nel carcere, cioè io posso dire soltanto per quello che concerneva lei me. Aveva questo problema, per esatto. Esempio, qualche altro, per esempio, il Leggio si lamentava, va bene, come mai i suoi fratelli non erano usciti pur sapendo che non c'entravano niente. Magari qualche altro voleva andare all'ospedale. Ecco, il Bagarella si lamentava perché più di una volta cercava di mettersi a visita medica, anche se il dottore scrivevano. Però non c'era, diciamo, un interessamento di fuori, perché un discorso è se parla il detenuto col dottore. Sì, c'è una certa pressione, diciamo, un certo rispetto c'è, ma un discorso è quando delle persone vanno da una persona fuori e ci dicono senti, fai così, insomma, fallo, trova il modo come farlo. Cioè, queste lamentele c'erano, non è che c'erano... Cioè, fino a quando lei è rimasto fino a quando Palermo, io sono. È quello che si parlava, cioè
si cercava il modo, certo non io, però anche il Mariano Aida, che noi tutti sapevamo che era molto amico, va bene, del Salvatore Rina, molto amico, completamente molto amico, anche a lui certe cose, insomma, che ci sembravano esagerate, che uno non poteva uscire. Per esempio io speravo che di uscire, mi toccava di uscire a scadenza termine, per esempio, e non uscivo. Perché? Magari perché il procuratore cercava sempre dei cavilli, però non c'era una spinta degli avvocati a dire no, questo che devo uscire. Io non è che me la prendevo con l'avvocato o con Pietro Porcelli o con Nino Porcelli, io cercavo di mandare il messaggio a Salvatore Rina. Penso che sia stato chiaro. Allora, andiamo a altre domande. Le risulta qualche esempio concreto di interessamento di Rina nei confronti di medici, nei confronti di qualche detenuto per ottenere qualche trasferimento dal carcere all'ospedale? Guardi, signor giudice, io in questo momento là io non me ne ricordo. Cioè, però io le posso dire questo. Quando hanno ucciso a Pietro Marchese, cioè io passo in 82, no? 82, sì signore. Io sono fuori, a Menino Madonia mi porto un bigliettino per raccomandare, diciamo, a quegli imputati che erano stati partiti perché ci interessavano a Salvatore Rina. Cioè in Cosa Nostra, in quel periodo, cioè per un certo periodo, Salvatore Rina, facevano capo tutte le persone a Salvatore Rina. Forse è difficile, io non mi so spiegare, è difficile a comprendere, però il clima che si era creato in Cosa Nostra, Salvatore Rina aveva queste possibilità, cioè tramite amicizia o tramite intimidazione, non lo so, però lui quando si interessava da una persona, si interessava, insomma, un discorso essere, diciamo, nel cuore di Salvatore Rina, un discorso, cioè, che lui magari se ne fregava. Queste persone, e specialmente il cognato, il Bagarella Calogero, va bene, però, ripeto, mai, cioè, che c'erano idee bellicose, nel senso, no, no, cioè si aspettava che finiva il massi processo con la speranza che si usciva e facci capire a Salvatore Rina che c'erano delle persone che lui ci teneva molto perché erano stati sempre vicini a lui, a Salvatore Rina, anche nei momenti in cui il Salvatore Rina non era, diciamo, all'epoca di Cosa Nostra, vabbè, che le erano stati sempre fedele e lui stravedeva per queste persone e ce le posso nominare uno per uno. E mi scusi, no, anziché nominare lei le volevo fare io un'altra domanda, ma per esempio il Bagarella con il quale lei ha avuto pure rapporti si lamentava nei confronti del cognato? Sì, signore, si lamentava perché una volta quando ci fu questo discorso che lui si litigò a Trapani, va bene, lui per un certo periodo era tipo mortificato perché ha avuto un rimprovero da Bernardo Brusca nel dire che certe cose in galera non si fanno, anche se uno si comporta in una maniera spavalda bisogna aspettare, diciamo, che escono e dopo si uccidono. Invece il Bagarella, insomma, cercava di giustificare, ma e le persone in cui parlava, era il Liglio, il Mariano Aghita, il Vincenzo Puccio, a dire, ma insomma, ma come ce li rapportano questi discorsi a Salvatore Rina? Ma è possibile che lui sente soltanto a queste persone? Ma mi pare che il punto fondamentale sia quello già accennato dallo stesso Mutolo, ma soltanto accennato. In concreto, Salvatore Rina aveva i poteri per intervenire a favore di detenuti o di taluni detenuti e attraverso quali mezzi? Cioè, nell'ambito di Cosa Nostra, basta che
una persona, lui mandava un messaggio o a Brusco o ai Madonia, insomma, quelli erano ordine, non erano, insomma, non è che si discuteva, insomma. Come arrivavano questi messaggi? Ma le strade sono tante, insomma, attraverso i colloqui, attraverso i biglietti, attraverso... No, non era questa la domanda. Non era questa la domanda. Io chiedevo attraverso quali mezzi Salvatore Riina riusciva ad agevolare la carcerazione di taluni, o il loro trasferimento in infermeria, in o l'aggiustamento dei processi, o certificazioni compiacenti. In che modo Riina si interessava di alcuni e non di altri? Si interessava come? Se lei ha conoscenza. Interessava parlando o facendo parlare a qualche dottore, cioè se uno doveva andare all'ospedale. Se c'erano questioni di che uno doveva uscire, come si parlava? Cioè, come si fa a parlare a un giudice, a un presidente? Che lei, per esempio, scusi se faccio il paragone, io so che lei c'ha un amico suo, va bene, io, essendo che Salvatore Riina, devo cercare il modo come agganciare all'amico suo per arrivare a lei, se non sono in contatto con lei, perché se sono in contatto con lei parlo io direttamente con lei, ti dico questa persona mi interessa. Quindi in questo modo si interessava. Si interessava anche, per esempio, rivolgendosi ad avvocati per la difesa di alcuni. Tutte le strade, io sto parlando quella dei familiari, perché è una cosa più diretta. Ma la gente, ci sono avvocati, non tutti, però ci sono avvocati che i messaggi li portano. No, io non mi riferivo ai messaggi, mi riferivo a un'altra cosa. Cioè si interessava anche procurando degli avvocati a coloro che ne avevano bisogno. Ma guardi, questo non lo fa soltanto Salvatore Riina, ma lo fanno tutti quelli che hanno possibilità. Logicamente che Salvatore Riina, per le persone che ci interessava a lui, si interessava a lui. Cioè, ma questo non è, diciamo, una cosa estera che fa soltanto Salvatore Riina, questo è un discorso a linea generale, va bene. Certo, però, ognuno, cioè, se quando c'era il ricco Bonovivo, se io avevo che bisogno di un avvocato o di una spinta, io non è che mi rivolgevo a Salvatore Riina, ma mi rivolgevo al ricco Bono. Mi dica, l'ultima volta lei che ha avuto rapporti diretti con Riina, quando è stato? È stato nella fine dell'81. E mi dica un'altra cosa, poi come veniva commentato questo omicidio dei fratelli Puccio negli ambienti del carcere? A lei sono pervenute delle voci, guardi, ha saputo qualcosa? Guardi, io parlando con il Bagarella, cioè anche se era un momentino un pochettino, diciamo, strano, perché diciamo c'era il discorso del Mannoia, insomma, e quindi si erano accavallati questi discorsi. L'omicidio del Puccio è stato perché il Bagarella mi dice che i discorsi erano stati degenerati, insomma, nel discorso. Cioè, quello specifico, io che cosa abbia fatto il Puccio, io non lo so. Però si commentava che siccome erano state uccise una serie di persone, quindi il commento era quello che il Puccio già si stava organizzando, che una volta uscendo doveva contrastare, non in quella maniera in cui c'erano i discorsi in galera, ma in una maniera, diciamo, armata, insomma. Mi sembra che non ci sia più nulla da chiedere. Presidente, una precisazione. Siccome abbiamo parlato a lungo di Vincenzo Puccio, per migliore intelligenza da parte della Corte, se ci può dire brevemente qual è il suo ruolo all'interno di Cosa Nostra, cioè quanto pesava all'interno dell'organizzazione? Il Puccio era, diciamo, capomandamento della famiglia di Ciaculli, cioè che sostituiva, da quando era stato tolto Greco Michele,
e tutti sanno il peso che aveva il Greco Michele, il posto di Greco Michele l'aveva preso, diciamo, il Puccio. Ma per chi conosce il Puccio, cioè, ecco, è difficile anche questo a spiegarlo, era una persona molto comunicativa, cioè non era una persona che si dava delle arie, quindi era una persona che si accattivava la simpatia delle persone, perché ci sono persone magari che avevano lo stesso peso di Puccio, però non avevano quella simpatia che si creava il Puccio, che era così, diciamo, a quel ruolo, insomma, alla mano con tutti. Quindi praticamente, se abbiamo ben capito... Sì, lui era un capomandamento, cioè lui... Dopo che Michele Greco è uscito di scena, lui, relativamente alla sì, famiglia... dopo la morte dello Scarpa, va bene, perché c'è un periodo che il Greco Giuseppe comanda, nella morte del Greco, diciamo, prende, cioè capomandamento diventa, insomma, il Puccio. E capomandamento, cioè, è la massima carica che uno... in Cosa Nostra, sì, Salvatore Riina, per come era stato anche Michele Greco, oppure il Gaetano Badalamente, avevano un ruolo, diciamo, esteticamente più importante come coordinatore, però è la massima carica che in Cosa Nostra è il capomandamento, e Puccio era un capomandamento di una borgata molto qualificata, insomma, in quel periodo. Qual era quella, diciamo? Dica una cosa, scusi, lei ha parlato di morte di Scarpa, perché non scomparsa di Scarpa? È stato ucciso Scarpa? Sì, è stato ucciso. Va bene, basta così. Grazie per la sua collaborazione. E allora, a questo punto il Presidente rinvia... per continuazione dell'istruzione dibattimentale. No, ma no, non è. Se ne avrebbe fatta richiesta, insomma, d'altra parte. Non è che il compito del Presidente è anche quello di sollecitare le domande da parte. E allora, a questo punto, rinvia la continuazione dell'istruzione dibattimentale all'udienza che sarà tenuta domani in quest'aula alle ore 9. E allora, avvocato, mi scusi, lei che gentilmente è stata qui oggi, anche lei che è stato qui oggi, non è che potreste fare la cortesia di rivederci domani o avete impegni? Non è che qualcuno di voi, visto che voi sicuramente siete avvocati, o avete impegni? Avvocato Foresta, lei ha impegni domani. E allora, manda alla cancelleria di avvertire per fax il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma di far in modo che per l'udienza di domani si trovino in aula due avvocati o procuratori legali i quali assumeranno la difesa d'ufficio dell'imputato Riina Salvatore e dell'imputato di reato connesso Drago Giovanni. Dispone che per l'udienza di domani l'imputato venga ritradotto in quest'aula. L'udienza è tolta,
Buongiorno, a domani.